Faccio questo video a beneficio di amici che stanno seguendo le mie prove col green screen per far vedere quale sistema sto utilizzando io. Praticamente semplicissimo, l'ho fatto forse già vedere altre volte, ma lo ripetiamo. Abbiamo qui la macchina che mi riprenderà, che è la Fuji XS10, che vediamo ripresa qui dalla GoPro. Alle mie spalle c'ho il green screen, che è semplicemente poggiato qui all'aperto. Come possiamo vedere, la giornata oggi è soleggiata, luminosa, ma qui sotto in terrazza chiaramente siamo in ombra e quindi l'illuminazione che vediamo è solo quella naturale. Ora, noi abbiamo tantissimi tutorial che spiegano come, per fare un green screen corretto, occorre illuminare il green screen in maniera uniforme, perfetta, occorre illuminare il soggetto in faccia, eccetera. E quindi mi riprendo anche con la GoPro, così poi posso fare dei confronti. E quindi il set è questo. Noi vediamo che appunto nei tutorial ci fanno vedere che ci vogliono dalle 4 alle 5 luci, perché il green screen va illuminato da entrambi i lati, va illuminato in maniera chiaramente corretta per essere uniforme. Il soggetto non deve stare troppo attaccato allo schermo, perché altrimenti con la luce rischia di proiettare le ombre, e questo darà chiaramente problemi nel momento in cui poi si va ad editare il video. E quindi questo chroma key, in questo caso verde con lo sfondo, per me funziona così. Poi chiaramente faremo, sotto questo video metterò uno sfondo, e così possiamo vedere se questa illuminazione minimalissima e questa situazione può reggere il confronto con invece quello che dicono i testi sacri, chiamiamoli così, che riguardano appunto l'utilizzo del green screen. Adesso faccio quest'altra ripresa, ho chiaramente aperto di più il diaframma e mi metto davanti al green screen, sperando di non fare troppa ombra. Mi sposto, teniamo presente che il green screen in questo caso è molto limitato nei miei lati, per cui se io dovessi con le braccia allungare oltre quello che è il riquadro del green screen, la mia mano in questo caso verrebbe tagliata, perché non rientra nel green screen. La stessa cosa dall'altra parte, chiaramente non posso pensare quindi di avere, allora devo limitare i miei movimenti in modo da evitare appunto che vengano tagliati dei pezzi del mio corpo. Posso fare anche, posso avanzare rispetto al green screen, ma adesso devo modificare, perché altrimenti la testa non entra. Ecco, adesso ho alzato l'inquadratura, sono distante un metro abbondante, vedete col braccio teso non lo tocco il green screen, quindi sono più distante rispetto a prima, le ombre non dovrebbero quindi interessare in questo momento il green screen, visto che la luce qui è diffusa, perché non ho una luce concentrata, l'ho fatto vedere prima, c'è solo la luce ambiente sotto questa terrazza, quindi vediamo. L'importante è non avere addosso dell'abbigliamento verde, perché altrimenti chiaramente andrebbe in contrasto poi con la gestione del chroma key. E niente, diciamo pure che l'audio è rilevato dal sistema Synco, il sistema wireless che sto adoperando con grande soddisfazione, penso che vada bene. Anche qui addirittura sono più avanti e quindi più limitato nei movimenti con le braccia, perché altrimenti vado fuori dal green screen. Teniamo anche presente che, siccome il green screen sopra vediamo che ha questa curvatura, quando taglierò l'immagine, per non tagliarmi la testa, ecco, dovrei stare leggermente più indietro in modo tale da essere sicuro poi di avere un'immagine che sia facilmente gestibile. Anche qui mi posso spostare un po' ai margini, sia da una parte che dall'altra. Non posso esagerare troppo però, perché altrimenti rischio di venire tagliato. E questo è quanto, non ho luci, non ho altro, ho solo la luce naturale e una macchina che mi riprende.